Continua la formazione per i geometri. Si è svolto il 31 maggio a Milano presso la sala del Collegio dei Geometri Milanesi l'incontro formativo organizzato da Action Group, un momento di riflessione, approfondimento ma anche di presentazione di novità nella tecnologia delle costruzioni. Ma noi abbiamo parlato in generale proprio di un sistema applicativo che è poi quello del cappotto di facciata, che sostanzialmente è oggi forse uno dei sistemi più efficaci e per l'isolamento termico dell'involucro delle strutture, quindi delle pareti, sia sul nuovo ma anche sui rifacimenti. Oggi l'occasione al Collegio dei Geometri di Milano ha dato la possibilità di comunicare a tutti i partecipanti, che erano un bel numero, quindi bella sottolineatura sul fatto che arrivi al vero progettista primario di edifici energia zero la possibilità di realizzarla oggi, di costruirla veramente. Ci sono tutte le tecniche e le possibilità costruttive, anche mantenendo dei costi abbordabili per l'utente finale, quindi oltre a poter costruire una casa energia zero sostenibile dal punto di vista ambientale, sicuramente sostenibile anche dal punto di vista del portafoglio di chi fa la committenza dell'opera. Noi come azienda, come Fornaci di Masserano, siamo da sempre votati a una ricerca in questo senso, quindi anche in tempi non sospetti spingiamo sul fatto di comunque fare delle prestazioni energetiche delle abitazioni che vanno comunque verso le case passive, quindi le case a energia quasi zero. Ora, diciamo che negli ultimi 15 anni è stato rivoluzionato tutto, perché l'ascensore una volta non ci si poneva a caso, invece oggi si pone attenzione anche alla qualità degli impianti presenti nell'edificio. Otis è 15 anni che investe dal punto di vista del risparmio energetico, quindi abbiamo questa linea di ascensori che si chiama Gen 2, Otis Gen 2, con Regen Drive, che ha rivoluzionato quello che è il consumo energetico degli impianti.